Salve a tutti e ben ritrovati alle nostre catechesi sul tema demonologia. Oggi affronteremo la questione che si intitola Che cos'è il maleficio? Continuiamo a leggere quello che scrive Padre Fortea nella Summa Demoniaca, questo trattato di demonologia scritto appunto da questo sacerdote esorcista della Chiesa Cattolica. Dice Padre Fortea, il maleficio è quell'azione fatta da qualcuno per danneggiare un'altra persona, con il concorso, ossia l'aiuto del demonio. Ecco, quindi il maleficio esiste ed è quella azione fatta da qualcuno per danneggiare qualcun altro, ma con l'aiuto del demonio, con l'aiuto dei demoni. Quindi si invocano questi spiriti angelici ribelli a Dio, che hanno scelto di vivere una vita separata da Dio, affinché siano d'aiuto in questa intenzione di nuocere qualcuno, in questa intenzione di fare del male a qualcuno. Questo è il maleficio. Dice Padre Fortea, ci sono diversi tipi di malefici. Ci sono malefici fatti per uccidere, malefici fatti per possedere, fatti perché a uno gli vadano male gli affari, fatti perché uno si ammali, e così via dicendo. I malefici, subito però ribadisce e specifica Padre Fortea, hanno effetto soltanto se Dio lo permette. Quindi non dimentichiamoci mai che Dio, nostro Padre, il Creatore, è l'Onnipotente. Quindi se non c'è il permesso di Dio, i demoni non possono fare assolutamente nulla, e quindi anche i malefici non saranno efficaci se Dio non lo permetterà. Ovviamente Dio, lo abbiamo detto e lo ribadiamo sempre, permette anche che il demonio, i demoni operino per trarre dei benefici anche dall'azione malvagia di questi appunto demoni. Padre Fortea continua dicendo: quanto più uno preghi e quindi viva una vita cristiana autentica, tanto più verrà protetto da tutte queste influenze. Quindi il modo più efficace per proteggerci dagli attacchi del maligno, dagli attacchi dei demoni e anche da eventuali malefici è quello di vivere una vita cristiana autentica, una vita caratterizzata dalla preghiera, ossia da questo dialogo personale con il Signore, o anche da una preghiera comunitaria come può essere quella del Santo Rosario, da una vita caratterizzata quindi dalla frequenza dei sacramenti, la Santa Confessione, la Santa Eucaristia, quindi la Santa Messa, e anche una vita caratterizzata da quelle opere di carità che il Signore ci ha detto di compiere nei confronti del nostro prossimo, come ad esempio il perdono, principalmente il perdono. È da notare che Gesù, quando insegna il Padre nostro, l'unico commento che fa sul Padre nostro riguarda appunto il perdonare. Dice: se voi non perdonerete agli uomini le loro colpe, neanche il Padre vostro nei cieli perdonerà a voi. Questo per dire quanto è importante il perdono. Ci sono molte persone che sono disturbate dal maligno, vessate dal maligno, anche possedute dal maligno e che non perdonano. E questo non perdonare è un motivo, una causa, un impedimento alla liberazione dal demonio. Il perdono è importantissimo, bisogna perdonare sempre, anche quelli che ci fanno del male, quelli che ci odiano, quelli che ci perseguitano e tutti quelli che in qualche modo ci danneggiano. Continuiamo, dice Padre Fortea. Il vecchio rituale degli esorcismi diceva nelle sue premesse generali: si ordini al demonio di dire se si trova in quel corpo per opera di una magia o grazie a dei segni oppure oggetti malefici, i quali, se il posseduto li ha ingeriti, che li vomiti.
E se si trovano in qualche luogo esterno al corpo, allora che il demonio lo riveli. E una volta trovati questi oggetti malefici, debbono essere bruciati completamente. Ecco, qui il rituale degli esorcismi è molto chiaro, parla di oggetti malefici, maleficiati, quindi che sono stati oggetto di un maleficio da parte di un mago, da parte di una persona che si dedica all'occulto, e dice anche che questi oggetti, se il posseduto li ha ingeriti, li deve vomitare. Quindi sono stati maleficiati questi oggetti e poi sono stati in qualche modo fatti ingerire dalla persona che doveva essere danneggiata. Quindi o attraverso il cibo o attraverso le bevande, questi oggetti malefici, maleficiati, sono stati ingeriti. In questo caso, dice, il rituale li deve vomitare. Oppure questi oggetti maleficiati possono essere anche esterni al corpo della persona che è posseduta, e allora in questo caso bisogna ordinare al demonio che riveli il luogo dove si trovano questi oggetti affinché vengano bruciati completamente. Una volta mi capitò di andare a casa di una persona e in qualche modo il Signore mi fece capire che questa persona aveva avuto a che fare con dei maghi. Infatti la interrogai a proposito e mi disse che era stata da un mago e che questo mago le aveva dato degli oggetti che doveva tenere in casa, uno addirittura sotto il materasso. E io poi, diciamo, con l'aiuto del Signore riuscii a liberare questa persona da questi oggetti, li contussi poi da un esorcista e successivamente, infatti, l'esorcista mi consigliò di bruciarli mentre pregavo in aperta campagna. Dice Padre Fortea: se il posseduto vomita un oggetto malefico, questo deve essere bruciato. L'esorcista farà meglio a non toccarlo con le mani e se lo fa, che nel frattempo preghi. Ecco, quindi è importante che quando uno viene a contatto con qualche oggetto malefico, maleficiato, preghi sempre, ecco, viva sempre quella, diciamo, situazione in un contesto di vita, di fede. Altrimenti c'è il rischio che quegli oggetti maleficiati possano addirittura, dice Padre Fortea, arrecargli qualche problema di salute. E dice anche subito dopo si lavi le mani con acqua benedetta. Padre Fortea continua scrivendo: molti si chiedono se il maleficio abbia effetto oppure no. La prima cosa da dire, scrive Padre Fortea, è che colui che compie il maleficio, così come colui che lo incarica, saranno i primi ad essere a rischio, ad essere oggetto dell'azione del demonio. Sicuramente verranno colpiti da qualche tipo di influenza demoniaca, se non subiranno addirittura una possessione vera e propria. Oppure saranno affetti da malattie. Il demonio non si invoca mai invano. Quindi Padre Fortea dice chiaramente che le persone che fanno il maleficio o che incaricano il maleficio sono a rischio, in quanto il demonio non fa niente per niente. Quindi se il demonio aiuta, vuole in cambio qualcosa. E ovviamente il demonio vuole sempre in cambio l'anima, perché vuole che l'anima si danni eternamente all'inferno. La gente inoltre chiede se il maleficio ha davvero effetto su colui contro il quale è stato fatto. Padre Fortea risponde: ciò dipende dalla volontà di Dio. Quindi è sempre Dio che deve permettere o meno che il demonio possa causare o meno un determinato male. È chiaro, scrive Padre Fortea, che chi prega e vive nella grazia di Dio è da Dio protetto. Quanto più si prega e si conduce una vita spirituale autentica, tanto più si è protetti da Dio. Ora, Padre Fortea fa una domanda: come si può fare a sapere
se uno è vittima di un maleficio, scrive, non vi è modo perché l'azione del demonio è invisibile, diviene evidente soltanto quando c'è una possessione o un'influenza demoniaca sulla persona, i cui segni sono visibili all'esorcista. È possibile dedurre che un male è frutto anche di un maleficio quando viene accompagnato da fatti preternaturali maligni. Ad esempio, quando una persona a casa si vede accendere e spegnere le luci improvvisamente, oppure si vede accendere e spegnere gli elettrodomestici come la televisione, la lavatrice, o si vede cadere i quadri, o si vede muovere degli oggetti. Ecco, questi sono tutti fatti preternaturali, cioè che non hanno cause naturali, ma hanno cause demoniache. Allora, in questo caso è possibile dedurre che c'è la presenza di un maleficio. In ogni caso, dice Padre Fortea, a meno che non appaiano fattori esterni che rivelino una causa demoniaca, non si può mai sapere se qualcosa avviene per cause naturali o appunto per cause demoniache. Ecco, questo è quello che dice Padre Fortea sino a qui a proposito del maleficio, di che cos'è il maleficio e dell'effetto del maleficio, se appunto il maleficio ha effetto oppure no. Adesso Padre Fortea affronta invece la domanda che fare in caso di maleficio? Che fare se si ha il sospetto che qualcuno abbia lanciato un maleficio contro di noi? Come si è già detto, non è quasi mai possibile essere del tutto certi in questo campo. Neanche uno specialista può arrivare ad esserlo. Figuriamoci una persona che non conosce bene l'argomento. Se però è stato praticato un maleficio, dice Padre Fortea, l'unico modo di ne neutralizzarlo è opporvi l'esatto contrario. Vale a dire, se una persona ha invocato il demonio per fare il male, la vittima deve invocare Dio perché la protegga, la aiuti e la benedica. Il bene è sempre più forte del male. A coloro che vengono alla mia parrocchia, scrive Padre Fortea, e dicono di soffrire un maleficio, io rispondo che, salvo eccezioni, è impossibile verificare la causalità demoniaca e che se realmente sono vittima di un maleficio, l'unica medicina, l'unico rimedio è fare ogni giorno quanto segue. Recitare un mistero del Santo Rosario. Leggere il Vangelo per 5 minuti, parlare con Dio per qualche istante, andare a messa di domenica o più volte la settimana, porre in casa un crocifisso benedetto, porre un'immagine benedetta della Vergine Maria, santificarsi con acqua benedetta una volta al giorno. Ecco, questo è quello che consiglia Padre Fortea, nel caso uno abbia il dubbio che possa essere oggetto di un maleficio. Così facendo, scrive Padre Fortea, se il male che si soffre è causato dal demonio, scomparirà. Se non succederà nulla, allora è segno che non si tratta di un maleficio.